Buongiorno! Ciao ragazzi! La cucina alle nostre spalle ormai la riconoscete, quindi stavolta niente convenevoli, siamo tornati nella cucina di Nomeliglia! Ta-da! Ecco, ciao a tutti, e mo' qua siamo a triparninci nantanini. Prima di tutto, i grembiuli. Ecco, è fatto. Grazie a tutti di tutti i messaggi che mi hai mandato, che il mio nipote me l'ha letto tutto. Ringrazio a tutti. Allora ragazzi, appena hanno dichiarato zona gialla, siamo corsi a trovare nonna ovviamente, e qua la signora ha comprato un po' di costolette di agnello, e quindi già che ci siamo, approfittiamo a registrare un episodio che probabilmente voi vedrete la settimana di Pasqua. Sì. Perché che cuciniamo oggi? Le? Cotolette. Di? Agnello. Che si mangiano? A Pasqua. Pasqua. E già che abbiamo l'olio a friggere, che facciamo pure? Il cacio fritto. Ah, se non sapete che cos'è il cacio fritto. Non avete vissuto finora. Ecco. Il cacio fritto di nonna è una roba che veicola il turismo in Abruzzo. Ci sono dei pullman, dei tour organizzati di persone che vengono qua a provare il cacio fritto di nonna. No, vero? Si chiama la Kishi Cheese Tour. È una compagnia. Questa la chiamo che è terrificante. No, la faccio. Come siete fatto qua? Però ragazzi, la bomba. Quindi oggi facciamo cotolette d'agnello con l'osso e cacio fritto. Cominciamo a cucinare? Sì. Allora, questo è l'ingrediente per le cotolette. Questo per 5 persone, perché oggi siamo in 5, quindi 2 cotolette ciascuna, formato dieta, diciamo. Sì. Ecco, ve dovete far preparare dal macellaio con l'osso scoperto. Ecco. Nonna mi ha dato precise istruzioni, quindi 10 cotolette di agnello. L'agnello, sì. Il pepe, il famoso pepe, lo ricorderete nell'altro episodio, è il famoso pepe nel succo di frutta. Che se non lo mettete nel succo di frutta non funziona. Poi, che ci servono? La farina, il sale, pan grattato che si recupera dal pane vecchio. Sì, non butto niente. Bravo. E nonna ci mette le foglie di alloro come aromatizzante, diciamo. Un po' di marsala che ce la bagna poco. Oh, questa è una variante che ti ha insegnato, mi dicevi, tua mamma. La mia mamma. Pure un po' di vino ci va. Vino e marsala. Segreto di famiglia, questa è una cosa, uno scoop che vi stiamo dando. Sì. Va bene, ci abbiamo tutto, cominciamo. Allora cominciamo, dai. Via! Allora, intanto che nonna sistema, le costolette di agnello ovviamente non sono un'esclusiva della tradizione pasquale abruzzese, sono quasi certo che a Pasqua si facciano in tutta Italia. Nonna intanto sala la carne con la consueta dose minima di sale che nonna mette su qualsiasi cosa. Vado di pepe. Aspetta, qua ci manca un pochino qua. Giriamo tutte le cotolette e facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Forse l'agnello è una delle poche differenze tra il pranzo pasquale e quello natalizio a casa nostra. Adesso l'agnello si trova tutto l'anno, infatti in questo momento in cui registriamo ovviamente siamo lontani dal periodo pasquale. Una volta noi l'agnello si trovava solo il periodo di Pasqua, perché a primavera nascevano gli agnellini. Abbiamo girato l'altro lato, salato e pepato, no, manca il pepe. Ripetiamo. Allora, adesso qua c'è questa piccola variante che non sono sicuro si faccia in tutte le case, quindi questo ci teniamo a dire che è la variante di mia nonna, anzi della mia bisnonna. Una sgocciolata di vino bianco e un po' di marsala. Così. Ah, vedi, così, proprio a sgocciolare. Masi abbondandum. Marsala e sgoccioliamo. No, la marsala tanto, no, perché è dolce. Un altro po'. Abbasso, così. Qua metti un po' qua che non ce l'hai messa. Ecco. Questa è proprio una figata, la cosa della marsala. Non me la ricordavo, devo dire, no. Stessa cosa dall'altro lato, ecco. Vai, marsala a scolare. Dripping. Vino. Il marsala dripping. Guarda quanto vino. Basta così. Ecco perché sono così buone, no, le tue cotolette. C'è il segreto, adesso si è scoperto il segreto. Quindi signora, abbiamo salato, pepato, marsalato e vinato le nostre costolette. Adesso passiamo alle uova. 5 uova. Quante uova avrei rotto, nonna, in vita tua? Non lo so. Un milione? Non lo so. Un milione di uova? Un milione che ne annette. Allora me lo sbatto così. Vai. Ti serve una mano? Che te, sbattiti io, mettimi io, ma. Tutta questa forza, nonna, usiamola, no? Sì. Guarda come... Che maestria, che maestria. Abbatti, che c'è la chiappalocca. Mi ricordo che aveva capito una scena. Guarda quando sono bravo. Non sono un ragazzo da sposare. Come ti diciamo, nonno? Okay. Il nonno è venuto qua, ha trovato questo a cucinare. E me l'ha contato subito. E cucina bene adesso.
Però io gli ho detto che non deve dire alle donne, perché le donne dopo se ne approfittano. È vera sta cosa, mio nonno la prima volta che mi ha visto cucinare mi ha consigliato di non far sapere alle donne che sapevo cucinare. Allora, nonna come sempre è più veloce della luce, non siamo riusciti a riprendere la prima, quindi facciamo la seconda. Passaggio in farina, passaggio nell'uovo, l'uovo delle galline di nonna. Non le passo col pane. Passaggio nel pan grattato. Se dovesse succedervi che quando il macellaio vi taglia la costoletta vi si apre un po' così, niente panico, basta metterci un piccolo stuzzicadenti che vi tiene insieme il tutto in cottura. Importante che vi ricordate a levarlo, perché lo stuzzicadenti non si cuoce bene. Oh no, ma te le faccio io le ultime, dai, così mi guadagno la pagnotta. Vedete, questo per esempio sono un po' aperta, un po' complicata da panare. Ma poi ci mettiamo un bello stuzzicadenti e sta a posto, giusto nonna? Sì. Infariniamo, uoviamo, diamo una panatina e voilà, le cotolette sont faites. Facciamo l'ultima, la dernière, la passiamo nella farine. Se parlo francese, non fa più alta cucina. La farina, dopo la passe qua nelles œufs, e lì nel giratello qua dentro, così tu le passe qua dentro, e dopo... E dopo ce lo mangiamo, dai! Mettiamo nel pan gratè. Sì, c'è fatto caso che anche tua nonna dice, dai, sbrigati, dai, muso, io se fa notte. E lo po', e le cochonne al vepà. Le cochonne qua, dai, le carte. Oh, abbiamo preso questa deriva francese proprio. Ecco, oh, vedi? Poi la cotolette, ci la metto qua in canton, così. Oh. Allora, le cotolette sono pronte, adesso le friggiamo. A nonna serviva l'olio per friggere, quindi ho pensato di approfittare per farvi vedere quanto è grande il contenitore dell'olio nelle case degli abruzzesi. Questo è il contenitore dell'olio a casa di mia nonna. Io mo metto a friggere. Mettiamo a friggere in olio d'oliva che abbiamo preso prima. Allora, potete friggere ovviamente anche in olio di semi, se non c'avete tutto questo olio che abbiamo a casa noi. Però con l'olio d'oliva, no? È più buono. Più buono, sì. Oh, scoliamo. Così è come vengono solo fritte. Le potete mangiare pure subito così, però dentro saranno un po' rosa. C'è chi piace la cotoletta un po' rosa dentro. Nonna da sempre è abituata a mangiarle ben cotte. Quindi facciamo un quarto d'ora, 20 minuti al forno a 180 gradi. Così si cuociono al cuore. Queste le mettiamo a scolare. Ma non mettono una fame nera. Il tempo che si raffreddano è in quella in cui l'abbiamo messo, potete togliere lo stuzzicadenti, se no poi magari ve lo dimenticate. Ma torniamo alla padella. Allora no, noi queste le mangiamo principalmente per il Pasquale, però in realtà mangiamo ogni volta che si può. Invece una cosa che si fa solamente a Pasqua è la pizza di Pasqua, è vero? Sì. Come la possiamo descrivere la pizza di Pasqua a chi non sa cos'è? Una specie di panettone, di maritozzone, insomma. È un maritozzo, sì. Se trovo una foto ve la metto. Ovviamente niente a che fare con la pizza vera, è solo il nome. È un impasto lievitato che si fa in tante parti del centro Italia. In altre regioni c'è la tradizione della pizza di Pasqua salata. Da noi si fa dolce. Che ci metti dentro? Si mette il limone, l'anice, i canditi. Se dentro l'impasto ci mettete un uovo lesso e poi lo infornate con tutto il guscio, si chiama pupa. Pupa. La pupa si fa in mille forme qui in Abruzzo. A seconda veramente dei comuni cambia la forma. C'è chi fa il cavallo, chi fa la pupa, cioè la bambola, c'è chi fa la treccia, chi fa il castello, veramente. Anzi, vi invito ad andare, c'è un posto molto figo a Pescara, c'è un bellissimo museo che vi consigliamo se siete curiosi di approfondire la cultura abruzzese, il Museo delle Genti d'Abruzzo, e c'è una sezione proprio dedicata alle diverse fogge della pupa in Abruzzo, molto interessante. Allora la nonna sta imburrando la teglia che accoglierà il dolce sonno delle nostre costolette. Come al solito, quantità di burro come se il domani non esistesse. E dentro ci adagiamo questi piccoli capolavori di croccantezza. Purtroppo. Quello me lo mangio io. Sì. Ma io. Oh, guarda. Ma te lo prende per te invece. Grazie, nonna. Oh, ecco.
un quarto d'ora, 20 minuti a 180 gradi e sono pronti. E se no, se vedete che si colora troppo, ci metto un pezzettino di carta sopra. Ma prima facciamo l'assaggio, vediamo se è buono, perché io non mi fido. Oddio, scrocchia in bocca, mi sta stando male. Oh, non è buono. Adesso ne diamo uno anche alla nostra cameraman. Venga, cameraman. Viva le nonne. Mentre noi mangiavamo, la nonna già si è portata avanti, quindi c'era poco olio. Siccome il burro non bastava, e non bastava il fatto che fossero fritte, ci mettiamo un po' d'olio. E questi vanno in forno. Un quarto d'ora, 20 minuti, 180 gradi. Allora, l'agnello è in forno e adesso è venuto il momento del cacio fritto. Una cosa che qua a casa di mia nonna trovate sempre. Cioè voi potete venire pure alle 4 di pomeriggio, il tempo che suonate il campanello, che di chi siete, lì già va fritto mezza pizza di cacio. Infatti oggi l'abbiamo frenato un po'. Oggi l'abbiamo frenata perché con tutte le cotolette che ci dobbiamo mangiare facciamo giusto una piccola porzione di formaggio fritto, ma ve lo volevamo far vedere. Cacio fritto tipico della provincia di Teramo. Sicuramente è una cosa che è diventata abruzzese, nel senso che adesso la trovate in tutte le province. L'origine credo sia qui da noi. E con cosa si fa sto cacio fritto? Con una pastella che adesso nonna vi fa vedere e con una caciotta semi stagionata, mucca e pecora, di tipo incerato. Vedete, qui ho lasciato ancora un po' di buccia per farvi vedere che questo è del tipo incerato. Qui l'ho già bello ripulito, adesso andrò a tagliare anche la scorza e poi ci facciamo delle fette che tufferemo nella pastella che vi preparerà la mia collega. Acqua frizzante, birra, sale, farina e un uovo. E un uovo ci mette. Allora, mettiamo questo che è un po' di birra. Ok. Sale. Basta, perché qua c'è il sapore di grosso. Metto l'acqua? Sì. Poco alla volta. Metto. Boh. Oh no, quindi questa è la consistenza? Ecco, sì, così. Questo è il famoso? Combinello. Combinello. Ormai lo combinello i nostri fans dovrebbero sapere cos'è. E questa cosa qui, quando ecco, fa lo combinello è pronto. È pronto, sì. Quindi abbiamo messo mezzo chilo di farina, mezzo bicchiere di questo, mi raccomando che se non avete questo speciale bicchiere non potete fare la ricetta. Le dosi sono così, dovete comprare i bicchieri di nonna. Mezzo di questo di birra, sale, un uovo e acqua fino a quando lo combanel non ha questa consistenza. Cosa è qua, ti piace così? Sì. Formaggio io l'ho pulito, ho levato tutta la buccia, adesso ci facciamo le fette. Come le vogliamo fare? Per così? Certo, tutto insomma. Tagliamo a fette il formaggio. In Abruzzo questo è proprio un quantitativo da aperitivo, pure per me da solo è poco. La facciamo giusto per farvi vedere come si fa. Io vi consiglio di comprarvi, se siete una pizza di cacio. Se siete in due come me e Alessia, una forma di cacio così per due persone è minimo, se no che stiamo a fare? Si butta dentro e si ricopre. Perché abbiamo la pastella, giustamente nonna ha detto facciamo pure un po' di cavolfiore pastellato, che è un'altra cosa tradizionale della Pasqua abruzzese. Cavolfiore fatto a pezzi, sbollentato in acqua salata, asciugato, poi lo butteremo nella stessa pastella del formaggio fritto e così ci abbiamo un antipasto cacio e cavolfiore. Cavolfiore, sì. Buono, no, buono, andiamo che ci ho fame. Così. Sì, va bene. Ce ne metto tre. Sì. Quindi l'importante non è farlo ricoprire bene 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 dalla pastella. Sì. Che non deve essere quindi tanto liquida, perché sennò non si appiccica. Non si appiccica se riesci il formaggio. Anche in questo caso, ragazzi, stiamo usando l'olio d'oliva. Il cacio fritto di mia nonna, ragazzi, non è per vantarmi, perché mia nonna è veramente una roba da sentirsi male. Alessia ha accettato di sposarmi dopo che ha assaggiato il cacio fritto di mia nonna. Però Ale, io quando ho fatto la proposta gli ho portato un pezzo di cacio fritto di nonna e lei ha detto vabbè. Sai che adesso sei costretto ad invitare tutti a assaggiare il cacio fritto di tua nonna? Vabbè, tanto cucina nonna. Vogliamo far vedere come sta venendo? No, non lo far vedere perché è troppo porno. Pastelliamo un po' di cavolfiore. Va bene, nonna? Sì, dai, metto. Ancora? Sì. Ok. Il
cacio fritto è pronto e questo è uno di quei momenti in cui io ringrazio il cielo di non saper fare le riprese, perché io devo assaggiare e Ale riprende. Voi potete capire quanto io stia soffrendo in questo momento. Vado? Vai. Guardate ragazzi, guardate che roba. Guardate che roba, guarda. Donna, fai paura. È una cosa così buona che io mi chiedo come mai non è un piatto che si fa in tutte le regioni d'Italia e nel mondo. A dire la verità, mi è capitato di assaggiare il formaggio fritto siciliano, che però è ripieno con le alici se non sbaglio, ed è panato nel pane. Noi adesso abbiamo assaggiato il formaggio fritto, una specialità delle Alpi, che si chiama formaggio fritto, ma poi non è fritto quello lì, è un'altra procedura. Il formaggio fritto così pastellato, semplice semplice, si fa solo da noi, e io scommetto che dopo questo video diventerà il piatto nazionale, perché è proprio buono. È facile, che aiutami di facile, che ci vuole fare sta cosa. Come mia nonna non lo farete mai, né voi né noi. Neanche noi, sarebbe cioè, incredibile, ci abbiamo provato con me. Io la procedura la so, la rifaccio uguale così, quello di nonna è più buono. Stesso formaggio, stessa pastella, stessa birra, quello di nonna è più buono. Però, vabbè, a parte questo, verrà una cosa molto simile a questa e spettacolare da mangiare. È troppo buono. Non mi importa che le riprese verranno una ciofeca, io devo assaggiare il cacio fritto di nonna. Ce lo saliamo un pochino? Poco. Poco poco, così. Meglio facciamo un calato. Dopo questi mischi, così. Mm. Allora, il cacio fritto, nonna, spettacolare come sempre, vero Ale? Confermi? Con lo capo fritto è buono. Il cavolfiore fritto, uno già che c'è una pastella, già che sotto stagione, ce li mangiamo. Questi sono croccanti fuori e morbidi dentro. Buono. E fanno parte della tradizione pasquale. Poi questo video, se i miei conti non sono errati, lo state vedendo il giovedì santo. Quindi tra poco sarà Pasqua. Se volete fare una Pasqua all'abruzzese, adesso sapete come fare le cotolette di agnello, il cacio fritto di nonno e pure un cavolfiore impanato. Le cotolette le assaggiamo, arriviamo. La colazione tipica pasquale si fa con l'uovo lesso benedetto, la mazzarella, la pizza di Pasqua benedetta e un po' di cavolfiore. Questa è la colazione prima del pranzo. Ma sta mazzarella di cui abbiamo parlato all'infinito, ma la volete vedere? Che nonna, adesso non vi abbiamo fatto vedere il procedimento perché ce l'aveva già pronte, ma se volete mo l'assaggiamo una mazzarella, così ve ne parliamo da 50 video, almeno vedete che cavolo è. Queste sono le mitiche mazzarelle, con la A, non le mozzarelle. Le mazzarelle si fanno solo nel teramano. Magari potrebbero non essere bellissime da vedere, ma sono di una bontà spaziale. Lo mettiamo sul panino, ci mettiamo un po' di questo lievito, così, e ci facciamo un bel panino, così. Pressiamo bene bene. Questa è la tipica colazione di Pasqua teramana. Ecco qua. Quindi di cosa sono fatte queste mazzarelle? Sono interiore di agnello, la coratella, cuore, polmoni e fegato, con un sacco di erbe, la maggiorana, un sacco di roba, avvolte nell'indivia. L'involtino viene attaccato con il budellino dell'agnello, si ripassano in padella con un po' d'olio, si fanno belle sbruciacchiare, ci si mette poco poco di salsa di pomodoro. In realtà c'è chi le fa in bianco e chi le fa col pomodoro, nonna le fa con un po' di pomodoro come vedete, e poi si passano in forno fino a quando non diventano belle scrocchiarelle. Questo è un piatto che divide il mondo, perché anche in Abruzzo c'è chi le ama e chi le odia, ma se siete tra quelli che le amano come me, poi ci andate pazzi. Dillo quante ne hai mangiate un giorno, dillo. No, non lo dico per pudore, ma una Pasqua di tanti anni fa, considerando quelle che ho mangiato a colazione, quelle che ho mangiato a pranzo e quelle che ho mangiato a cena, ne ho mangiate diverse decine e sono ancora vivo solamente perché, siccome era la mazzarella benedetta, il Signore non mi ha fatto rimanere secco. E quindi mi faccio la colazione di Pasqua in anticipo. Buon appetito. Mmm.
Allora, o no, io direi, prima che apparecchiamo, mangiamo, facciamoci un assaggio di costoletta. Di costoletta. Ognuno uno, coi denti. Grezzo e feroce, che ce ne importa. Ma sì, sì. Allora, prima le signore, prima la cuoca. Hai cuoca? Ma una ciascuna. Beh sì, sì, un bel morsetto. Io voglio questa. Prendi qua, ah, guarda l'olio che scola. Assaggiamo? Sì. Buon appetito, eh. Buon appetito. Mamma santa. Il sapore è buono. È buono. È buono. Sale giusto e soprattutto tenerissimo, nonna. Buono, buono, buono. Allora, ragazzi, le ricette erano queste. Speriamo che qualcuno di voi avrà voglia di rifarle per Pasqua e vi invitiamo, come sempre, ad iscrivervi al nostro canale YouTube. Allora, avete iscritto al canale di mio nipote? Sì. Sì. Se non l'avete fatto, andate su YouTube. Cliccate a iscrivervi. E soprattutto devono attivare la campanella. Attivate la campanella. Perché se non suona la campanella... Non è buono. E non se ne accorgo. E ogni giovedì c'è il video di tuo nipote dove si può vedere tutta la bravura di nonna Emilia a cucinare il pranzo di Pasqua. Grazie a nonna Emilia. Oh no, grazie, ci hai fatto schiatta. Abbiamo fritto mezzo mondo questa mattina. Ah, dimenticavamo che per farvi gli auguri di Pasqua c'è un piccolo regalo che troverete sul blog. Trovate il link in descrizione. E niente ragazzi, non so di che colore sarete o saremo quando sarà ora di Pasqua. Speriamo che possiate festeggiarla con i vostri cari. Se non si può, non fa niente, ognuno si sta a casa sua. Vi ricordo ancora Instagram, Facebook, Pinterest e tutti i nostri social. Grazie a nonna. Nonna andando qua magna con... ci vediamo al prossimo appuntamento. Al prossimo appuntamento ci sto. Ciao. 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 Ciao a tutti.